Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo scusa, l'accento sulla mascherina rende la comunicazione un po' complicata. Quindi sarò breve e il mio ruolo comunque è molto semplice, perché è quello di ringraziare. Ringraziare le persone che hanno reso possibile questa mostra strepitosa. Non è solo bella, è strepitosa. È fatto con un gusto, un'intelligenza, una chiarezza veramente eccezionali. Quindi complimenti a tutti che hanno lavorato su questa mostra. Stefano Causa, Patrizia Piccitello, dopo la mostra di Parigi, si sono impegnati a quella di Napoli, che secondo me è più raffinata, più chiara a Napoli che era a Parigi, e a Parigi era spettacolare anche. Ma lì siamo arrivati a un livello superiore, che è una cosa rara da dire per una mostra su un artista così complicato come Luca Giordano. Lascerò a Patrizia e a Stefano presentare la loro visione di questo artista così, così fertile, così virtuoso, che quante sono le opere, più o meno 3.000 le opere di Giordano? 3.000 sono quelle censite, ma ce ne saranno almeno 5.000. Quindi un artista che ha una produzione enorme, e forse questo genio ha giocato contro la sua fama. E questo sarà un tema dell'incontro. Roberto Cremascoli ci ha dimostrato una capacità di reinventarsi lui stesso, perché passare dalla mostra un po' contemporanea, un po' più leggera, nei toni chiari, di gemito, alla raffinatezza rossa, ricca, di Luca Giordano, tu hai potuto dimostrare come l'architetto aveva la capacità di parlare un linguaggio che sia proprio legato all'artista, al soggetto della mostra. E questo è un talento raro, di quello noi siamo molto felici. Sapete che lui ha anche una mostra a Quisisana, sta lavorando a Pompei, sta ora dedicato al Mezzogiorno esclusivamente. Fare capire anche che Giordano non è solo un pittore di tela, ma di chiese, di affreschi, era una necessità. Forse l'arte di Giordano nella fresca è più bello che nella pittura. Questo saranno i curatori a contraddirmi o no. Ma sono stato colpito della creatività, della bellezza delle immagini e del montaggio che ha fatto Stefano Gargiulio. Stefano Gargiulio, come nella mostra Napoli-Napoli, aveva l'incarico di chiudere la mostra su un invito di andare verso la città, di andare a vedere le chiese dove Giordano ha fatto i suoi grandi magnifici decori, che spesso non sono conosciuti, sono sotto i nostri occhi ogni giorno, ma non li conosciamo. E la sua ultima sala è anche una gioia, anche un'impertinenza ogni tanto. Quindi complimenti anche per questo lavoro. Poi vi lascerò, ogni di voi, ringraziare le persone che hanno lavorato insieme a voi, insieme a noi. I lavori sono il direttore dei lavori, Renata Marmo, che ha fatto dei salti mortali per riunire tutte le complessità di una mostra del genere. E forse non è chiaro, una volta che la cosa è fatta, anche io dimentico quanto è complesso di fare in piena coronavirus una mostra di questa qualità, di questa complessità. Il coronavirus è sicuramente un ostacolo, ma guardate, a Capodimonte abbiamo 5 mostre. Non credo che nella storia del museo mai 5 mostre insieme sono state organizzate, e 5 mostre di alto livello. Quindi direi, facciamo del coronavirus non un nemico, ma al contrario non so complice. Approfittiamo della tranquillità che porta il coronavirus nei luoghi culturali per andarci più tranquillamente a vedere queste mostre che non sono invade di persone. Non ci sarà la folla che abbiamo avuto per Caravaggio.
è meglio così, perché si può godere meglio la mostra e l'artista.